Diverse novità dal carcere dell'Aquila. La prima, personale medico è entrato nel penitenziario. Nel pomeriggio il boss è stato sottoposto a una visita psichiatrica. Non sarebbero emerse patologie. È stato allestito uno spazio medico ad hoc accanto alla sua cella per la chemioterapia. Domani ci sarà la prima seduta. Domani anche visita del garante regionale per i detenuti che verificherà le condizioni del boss. E domani a Caltanissetta udienza del processo d'appello ai mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio, condannato in primo grado per questo all'ergastolo. Denaro potrebbe partecipare in videoconferenza, ammesso che l'udienza non venga rinviata, dato che da ieri c'è un avvocato di fiducia, la nipote, che però non ha ancora incontrato il suo assistito. È tutto a voi. Il covo, il bar, il bunker. Era racchiusa in poche decine di metri la vita di Matteo Messina Denaro. Ricostruiamola nel servizio di Silvia Squizzato. È tutta tra il trapanese e il palermitano la vita di Matteo Messina Denaro. Almeno questo è quanto stanno svelando le indagini. A Palermo il boss andava per curarsi, ma è a Campobello di Mazzara, un comune del trapanese di 11.000 abitanti, che è concentrata la sua attività. A soli 8 chilometri da Castelvetrano, luogo di origine del mafioso, dove ancora vive la sua famiglia. È a Campobello che sono stati scoperti i due suoi nascondigli. Il primo è qui, in via San Vito. Ci sarebbe andato a vivere dallo scorso giugno. A neanche 100 metri dall'abitazione, circa un minuto a piedi, il punto di ritrovo, il bar San Vito. Il locale oggi è chiuso. Qui il ROS dei Carabinieri a settembre scorso fece scattare un blitz che portò a 35 arresti tra i sodali del boss. Il secondo covo è un bunker ricavato in una casa al primo piano di una palazzina di via Maggiore Toselli 34. Anche questa è nella zona centrale di Campobello, dista circa 500 metri dalla prima abitazione, in un percorso costellato di telecamere di sorveglianza. Tutto in pochi metri dunque, ma nonostante ciò il boss è rimasto sempre un fantasma.